Siamo qui oggi a darti l'ultimo commosso saluto e ci stringiamo in un lungo abbraccio alla tua cara moglie Isa, che ti è stata affettuosamente vicina in questi anni per te così dolorosi, ai parenti, agli amici e ai compagni tutti. Hai rappresentato per oltre 40 anni come presidente dell'ANPI provinciale di Milano e poi come presidente nazionale l'antifascismo, non solo milanese. Hai svolto una instancabile e continuativa azione a difesa delle istituzioni democratiche e della Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza. Alla vigilia dell'insurrezione, comandante partigiano, diventasti commissario di guerra della divisione d'assalto Antonio Garasci che operava nell'Oltrepò Pavese, che fu la prima formazione che il 27 aprile del 1945 entrò a Milano. Il tuo contributo alla liberazione del nostro paese dal nazifascismo e nel dopoguerra è stato di importanza rilevante. Come ininterrotta è stata la tua battaglia contro la deriva revisionista e l'operazione volta a pacificare partigiani e fascisti, profondamente offensiva nei confronti di chi ha sacrificato la propria giovane vita per la libertà e offensiva nei confronti di Milano, città medaglia d'oro della Resistenza. Ti voglio ricordare con grande affetto come presidente dell'ANPI di Milano, incarico che hai svolto per decenni nella storica sede di Via Mascagni. Sei stato per me, come per tantissimi compagni, punto indispensabile di riferimento e di crescita politica. Caro Tino, quando ho deciso da presidente di sezione di Porta Venezia, quasi 20 anni fa, di delegare il mio impegno nella nostra associazione, ho avuto modo di conoscerti. Mi accostavo a te con una certa timidezza per la tua autorevolezza e per la tua figura che incutiva in me una certa soggezione. Ma accanto a questa dote che ti ha consentito di guidare saldamente la nostra associazione, nei difficilissimi anni della strategia della tensione e del terrorismo e poi della tua instancabile azione a difesa della Costituzione contro la controriforma del centrodestra che voleva stravolgere la Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza e che poi sfociò nella vittoria del referendum del 2006, univi la tua capacità di coinvolgere i compagni nelle discussioni, anche se magari le decisioni le avevi già prese ancora prima di riunirmi. Avevi la capacità di capire la qualità, di scegliere con oculatezza i gruppi dirigenti ai quali chiedevi sempre rigore nelle analisi evitando superficialità e approssimazioni. Non dimenticherò mai le riunioni del sabato che periodicamente convocavi nel salone di Via Mascagni, alle quali partecipavano tanti partigiani che nel corso del tempo ci hanno lasciato. Io ero allora insieme ad altri tra i più giovani e non è mai mancato da parte tua l'incoraggiamento a intervenire nel dibattito e a proseguire nell'impegno nell'attività della nostra associazione. Quei momenti sono stati per me fondamentali, anche per la possibilità di venire in contatto con chi è stato protagonista della storia del nostro paese. Il tuo instancabile impegno era volto a proiettare l'ANPI al di fuori delle 5 stanze di Via Mascagni, per stabilire un prezioso rapporto con le altre associazioni partigiane, con la comunità ebraica di Milano, con le istituzioni, con le autorità pubbliche, con le forze politiche e sindacali che facevano parte del comitato e fanno parte del comitato permanente antifascista, con il presidio militare di Milano e i rappresentanti delle forze armate. Sottolineavi sempre con fermezza la natura dell'ANPI, che non è quella di un'associazione qualsiasi, ma di un'associazione combattentistica nata il 6 giugno del 1944 all'indomani della liberazione di Roma. E questa caratteristica non doveva e non deve essere rimossa.
Con la tua azione hai fatto dell'ANPI un'associazione rispettata e stimata, non solo a Milano ma a livello nazionale. Non era facile riuscire a parlare con te per i tuoi gravosi impegni, ma quando le tue più strette collaboratrici, Flora e Elena, mi davano il segnale, mi ricevevi nel tuo ufficio, mi chiedevi come andava, mi raccontavi gli episodi accaduti nel corso della tua attività partigiana. Poi mi licenziavi dicendomi in milanese, adesso va a fare, adesso pure fa, che era la tua frase tipica quando avevi poco tempo da dedicare agli altri. Per me quelli erano momenti importanti, che ricorderò sempre, come ricorderò la tua telefonata della quale mi dicesti, ho una bella notizia da darti, ho deciso di inserirti nella redazione di ANPI Oggi, il prestigioso periodico cartaceo dell'ANPI provinciale di Milano, uscito per tanti anni. E allo stesso modo avevo accolto con grande soddisfazione la tua decisione di inserirmi nello sito nazionale dell'ANPI, assieme a tanti altri, al congresso di Chianciano, nazionale di Chianciano del 2006. Nella tua relazione congressuale del 14 marzo 81 osservavi: la resistenza in questo momento tormentato non può essere avulsa, non può essere staccata dalla lotta, non può essere spettatrice passiva, ma deve essere una protagonista onesta e fedele nella difesa degli ordinamenti costituzionali, per la ricostruzione di una Repubblica veramente madre di tutti gli italiani, come la volevano allora i protagonisti morti e vivi della resistenza. E concludeva con parole di grande attualità, dopo oltre 30 anni fa, dobbiamo con la mente, con l'azione, con la penna, perché allora i computer non c'erano, riprendere i nostri temi, quelli dell'onestà.